siamo contenti della prova fatta lunedì, però l'abbiamo già messa da parte, dobbiamo prendere e portare avanti cose che abbiamo fatto bene, dobbiamo migliorare piccole incertezze, anzi grandi incertezze che abbiamo fatto lunedì, che sono costate care. Incontriamo una squadra fortissima dal punto di vista tecnico, con giocatori chiaramente che avranno un futuro non di questa categoria, però l'andremo ad affrontare col piglio giusto, con la voglia di non essere dominati, ma di cercare di togliergli la palla, perché sono molto bravi quando ce l'hanno, e dovremo andare a fare una partita tosta e grintosa e con personalità quando avremo il pallone noi, per cercare di non fare risultare troppo importanti le doti che hanno. Noi abbiamo chiuso il mercato con l'arrivo di Mazzali, credo che il direttore e il presidente debbano essere ringraziati per il lavoro fatto, perché questa è una buona squadra che ha valide alternative, che ancora non le abbiamo viste tutte, ma c'è gente che sta lavorando, sta crescendo e che verrà fuori alla grande, quindi credo che siamo completi, dobbiamo migliorare ogni giorno, io per primo, questo deve essere il nostro percorso. Cambieremo due o tre giocatori rispetto alla formazione di lunedì, perché c'è l'imbarazzo della scelta, di certo non ci accontentiamo di rimettere in campo chi ha fatto bene lunedì, ma insomma ogni settimana siamo qua per giocarci una maglia da titolare, la meritocrazia deve essere la nostra parola d'ordine, perché così si cresce, perché se ci rubiamo la maglia, perché cresciamo in termini qualitativi, ne ha dei benefici la squadra, e l'unica cosa che è importante è quella.